Amiche e amici di Grottaglie in Rete, a pochi giorni dal Capodanno abbiamo il piacere di presentarvi una bella iniziativa e per farlo chiediamo aiuto alla dottoressa Giuseppina Nigro, presidente di Arete APS. Buonasera Giuseppina e grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera a te Carlo e grazie a tutti coloro che ci stanno ascoltando e che ci stanno vedendo in questo momento. Allora, l'iniziativa è Favole al telefono, che nasce da una favola vecchiotta, 30 anni fa la ideò Gianni Rodari, ma lascio a te la parola per spiegare in che cosa consiste. Sì, l'idea è nata soprattutto, e ci tengo a dirlo perché naturalmente io sono la presidente, ma di un'associazione, di un gruppo di persone che lavorano e che sono particolarmente attive. E non a caso in questo momento particolarmente triste si stanno rendendo ancora più attivi e quindi stanno inventando, l'inventiva, l'immaginazione sta venendo tutta fuori. E quindi l'idea nasce da Clara Magazzino, che è la mia supporter, quella che è sempre molto vicino a me in tutte le iniziative che facciamo e che attraverso un suo laboratorio, perché sia io che io sono nel mondo della scuola ormai da 33 anni, lei invece si sta accingendo da poco a entrare nel mondo della scuola, attraverso un laboratorio che parlava naturalmente di Gianni Rodari, gli è balenata in mente questa idea e quindi ha detto beh, perché non fa, invece di fare le favole al telefono, perché forse non tutti sanno, ma venne questa idea da un papà che viveva lontano dalla propria figlia e quindi dedicò queste favole al telefono e lei ha pensato di dedicare, di fare un momento, un regalo ai ragazzini, ai bimbi, realizzando proprio queste audio favole in questo momento particolarmente critico, visto che non possiamo andare in presenza e realizzare eventualmente degli spettacoli in presenza. E quindi ha pensato questo. Questa idea subito l'abbiamo sposata e quindi insieme a molti teatranti, ecco, della nostra associazione, sia piccoli che grandi, abbiamo realizzato queste audio favole che stanno veramente andando alla grande, perché in pochissimi giorni un successo enorme ha varcato i confini della regione, siamo arrivati persino in Francia, abbiamo avuto infatti contatti dalla Francia, una cosa veramente carina, bellissima, che ci sta veramente dando grandi soddisfazioni per adesso. E allora, sì. Una idea che per chi ha la mia età un po' richiama i vecchi dischi 45 giri delle favole che venivano raccontate, aggiornata al telefono, si sfrutta, diciamo così, le moderne tecnologie, WhatsApp e quant'altro. Lo diceva già la presidente Nigro, ma è bello farlo ripetere da te, che sei un po', come dire, lo spirito che ha dato l'idea a questa iniziativa. Qual è stato il riscontro di queste favole al telefono? Beh, devo dire che ad oggi siamo arrivati a 120 contatti e su per giù sono state condivise 140 favole su WhatsApp. Un risultato bellissimo e soprattutto ci tengo a dire, è arrivato un messaggio bellissimo di una mamma con i bambini, ha detto guarda, queste favole non sono solo per i miei bambini ma anche per un amichetto di mio figlio che è in quarantena, gli facciamo compagnia in questo modo. La solidarietà, la cultura è anche questo, è un risultato abbastanza soddisfacente. L'iniziativa durerà fino al 6 gennaio, abbiamo contattato anche la Fondazione Rodari per far sapere di questa iniziativa. Benissimo, Clara, adesso voglio chiederti una mia curiosità. Di solito sì. Si dice che molto spesso gli adulti fanno i regali ai bambini, ma in realtà li fanno a se stessi per avere la scusa di giocare con i giocattoli che regalano. Raccontare queste favole agli altri, quanto ti ha dato piacere nel raccontarle anche a te stessa?
Ma a me tantissimo, perché io amo Rodari, cioè se non fosse partito dall'amore che ho per Rodari non l'avrei fatto, anche perché è in concomitanza con i 100 anni dalla nascita di Rodari, quindi per una mia cultura personale sto facendo anche la raccolta e sto facendo uno studio ancora più approfondito. È un genio Assolutamente che dobbiamo tenere stretto. d'accordo, un genio che va scoperto e riscoperto, per cui chi è in ritardo con i regali può andare in libreria a comprare uno dei libri di favole di Gianni Rodari. E nel frattempo io ringrazio Clara Magazzino e Giuseppina Nigro, presidente l'una e responsabile del laboratorio teatrale l'altra della PS Arete, per la loro bella idea, per la loro bella iniziativa e tante favole a tutti noi. Grazie. Ah, una cosa importante, potete seguirci su Facebook, la pagina PS Arete, oppure sulla pagina Instagram, sempre a PS Arete. Grazie. Grazie e buone favole Salve. a tutti. Grazie, salve.